dottor Gianni Minà, il ritorno graditissimo in Abruzzo dopo qualche anno dal premio Flaiano, ospite d'onore del premio Marciano 2011 e porta un graditissimo dono. Porto un documento, la puntata numero 11 di Facce Piene di Pugni, la serie sulla box che io feci una venticinquina d'anni fa, e la puntata è l'epoca di Rocky Marciano, 4 anni indimenticabili in cui Marciano sconfisse Walcott, Edgar Charles, Joe Louis, Archie Moore, una carriera corta, se vogliamo, perché il suo pugilato era molto dispendioso, dava tutto se stesso, non aveva classe, aveva coraggio e resistenza, e quindi lui a un certo momento, ancora giovane, disse basta. Una persona, un esempio di italo-americano che fa onore al nostro nascere, al nostro essere, e mi fa piacere testimoniarlo stasera con questo filmato e con le mie parole. Lei che è stato uno dei creatori del linguaggio televisivo nazionale, è un cantore delle gesta sportive, socio-culturali, ma non solo, della nostra Italia, citato 25 anni fa tra i suoi massimi documentari, quello su Maradona, e Maradona fronteggiava anche il famoso Pescara di Galeone, un suo ricordo di quel Pescara. Ma a me è stato sempre molto simpatico Galeone, perché era Don Chisciottesco e sfidava anche con il suo linguaggio i luoghi comuni del calcio. E io non amo questi luoghi comuni, spesso nascondono molta ipocrisia. Ho una grande nostalgia di persone come Galeone, oltre che di campioni come Maradona, perché con tutte le sue, i suoi errori, i suoi problemi, ci ha fatto godere, ci ha fatto vivere il calcio come nessuno. In conclusione, parlando della stretta attualità, il calcio italiano sembra di anno in anno involversi e sembra attanagliato da una malattia incurabile. Non le chiedo ovviamente qual è la cura per guarire da questo morbo che propaga metastasi, bensì una sua origine socio-culturale di questo morbo. Deve guarire la società italiana prima di tutto. Il calcio è solo un'espressione della società italiana che è corrotta, di una società che ha perso il proprio orgoglio e la propria dignità. Io spero che l'Italia abbia e mostra già la volontà e la capacità di ritornare a essere un paese che non deve vergognarsi di tutto. Io spero.